Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito dal titolo, oggi ci occupiamo di manutenzione della moto, in particolare andremo a fare un cambio olio e filtro all'MT-09. Siamo a fine febbraio, le giornate iniziano ad allungarsi, le temperature si alzano, come vedete sono in maniche corte, non è normale per essere febbraio, però va bene così. Quindi andiamo subito a vedere cosa serve per fare un cambio filtro e olio alla nostra moto. Prima di tutto una vaschetta in cui riversare l'olio esausto per raccoglierlo e poi portarlo all'ecocentro. Mi raccomando, non riversate mai l'olio esausto in tombini o in un campo o in altri posti, va portato all'ecocentro. Seconda cosa, 3 litri di olio full synth, in questo caso abbiamo un Motul 7110V50, quindi di ottima qualità, va più che bene per il nostro motore a quattro tempi. Ne vanno 2 litri e 4 senza il cambio del filtro, 2 litri e 7 con il cambio del filtro, quindi servono 3 litri in totale. Una normalissima chiave per filtri olio, la trovate su Amazon, una decina di euro. Un filtro olio, in questo caso abbiamo un filtro originale Yamaha, ma potete benissimo usare un qualsiasi filtro compatibile con la vostra moto. Una chiave da 17 per svitare il bullone dell'olio, in questo caso è una chiave normalissima, se avete una chiave a creak ancora meglio. E per finire un imbuto per non versare l'olio dappertutto. Quindi ora ci infiliamo i guanti per non sporcare le nostre manine da fata e ci mettiamo al lavoro. Andiamo a scaldare la moto per qualche secondo, in modo che l'olio sia un po' più fluido e defluisca meglio. Il bullone dell'olio. Ora lasciamo defluire gli ultimi residui d'olio per 5-10 minuti. Intanto andiamo a svitare il filtro dell'olio. Andiamo a rimuovere adesso il filtro dell'olio. Ok. Ovviamente si tratta solo di un cambio olio. I tagliandi completi fateli fare in concessionario, perché chiaramente non si limitano al solo cambio olio e filtro, ma ci sono tutta una serie di operazioni che il meccanico o la concessionaria fa che vanno ben oltre un semplice cambio olio e filtro. Svitiamo adesso il tappo da cui va inserito l'olio, così da aiutare un po' il circuito a sfiatare. Lasciamo defluire l'olio ancora qualche minuto, intanto andiamo a lavare un po' tutte quante le viti e i bulloni che erano montati per pulirli dell'olio esausto. Utilizziamo un pulitore catena per andare a tirar via l'olio esausto dalle viti e dai bulloni che erano presenti prima del cambio olio. Pulliamo bene e poi li asciughiamo, semplicemente. Andiamo ad aprire ora il nuovo filtro olio. Bisogna rimuovere la plastichina e andare a ungere un po' la guaina interna con dell'olio nuovo. Ne basta veramente una goccina nel dito per andare a ungere un po' la guarnizione. Perfetto. E ora andiamo ad alitare il nuovo filtro olio. Ok. Non serve stringerlo tantissimo, potremmo anche stringerlo a mano. Quindi daremo un mezzo giro di chiave, andrebbe anche già bene così come adesso, tanto non si svita. Ok, va bene così. Ora andiamo a rimettere al suo posto il bullone senza stringerlo troppo, altrimenti rischiamo di spanare il filetto e sono pazzi perché va cambiata la cupa dell'olio, non è bello, quindi andiamo a inserirlo senza stringerlo esageratamente. Ok, va benissimo così. Andiamo adesso ad inserire i nostri 2 litri e 7 di olio. Inizieremo inserendo i primi 2 litri per poi fermarci a 500-600 ml e controllare il livello. Primi 2 litri andati, adesso andiamo con 500 ml e poi facciamo un controllo, vediamo il livello e capiamo quanto ne manca. Bene, 2 litri e mezzo andati, chiudiamo, facciamo una verifica del livello. Bene, vediamo che è appena sopra il livello del minimo, quindi andiamo ad aggiungere un altro po' di olio.
Bene, abbiamo finito con i 2,7 litri, rimettiamo la moto dritta e ricontrolliamo nuovamente il livello dell'olio. Dovrebbe essere esattamente tra la tacca di minima e la tacca di massima. Molto bene, abbiamo terminato, adesso andiamo a pulire bene tutta la parte sottostante, quindi intorno al filtro olio, intorno al bullone dell'olio, per assicurarci poi nei prossimi giorni che non ci siano perdite. Spruzziamo un po' di pulitore e andiamo a pulire intorno al filtro olio, andiamo attorno al bullone della coppa olio e nei prossimi giorni controlleremo che non ci siano perdite. Bene ragazzi, il lavoro è terminato, io spero che il video possa esservi stato almeno in parte utile per capire come si fa il cambio olio, la procedura è più o meno la stessa su tutte quante le moto, io l'ho fatto con la mia MT-09, quindi se anche voi avete una MT-09 spero possiate trovare utile il video. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, per voi è gratuito, per me significa davvero molto, il bottoncino lo trovate qui sotto, trovate anche il bottoncino della campanellina per attivare le notifiche relative ai prossimi video e quindi non perderveli. Vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram che trovate qui in sovraimpressione, dove pubblico quotidianamente le storie sui giri in moto che faccio e le attività che svolgo. Vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!